Io sono particolarmente emozionata, ma onorata di consegnare il premio Antonio Pugliese, che verrà consegnato annualmente, quest'anno proprio ad Antonio, a Kelly e a Silvia. Antonio ha lasciato un grande vuoto a Rocca Bernarda, ma siamo tutti consapevoli e fieri di aver conosciuto un uomo, un amico, il cui spessore umano, professionale, sociale, è stato d'esempio per tutto Rocca Bernarda. Perché Antonio lo contraddistingueva alcuni elementi essenziali: la sensibilità, l'umanità e la bontà, che a stento riusciva a tenere nascosta. Ed è stato sempre pungolo costante delle proposte dell'arte, della musica, per le nuove generazioni, ma soprattutto per chi gli è stato accanto. Antonio per me è stato fondamentale, perché capitano quei periodi in cui hai bisogno di qualcuno vicino. Antonio in quel periodo è stato per me essenziale, quella persona che ti faceva sentire bene, mai fuori luogo, mai diversa. Ed è per questo che lo voglio ricordare dicendo semplicemente grazie, Antonio. Grazie per quello che mi hai dato, grazie per quello che hai dato a Rocca Bernarda, grazie per quello che darai a noi e alle future generazioni. Io, prima di consegnare la targhetta, che è stata interamente realizzata da Michele Affidata, al quale va il nostro ringraziamento, voglio ringraziare il presidente dei Vitti Senza Carrozzone, che ha voluto fortemente che io consegnassi e porgessi la targhetta a Kelly e a Silvia. Buonasera a tutti i presenti. Chiedo scusa per la mia assenza, ma è legata ai motivi che tutti voi conoscete in merito alla pandemia. Oggi siamo qui perché abbiamo l'estremo bisogno di sentire vicino a noi, in questa follia culturale, il nostro amico Antonio Pugliese. Antonio vive dentro ognuno di noi, nella nostra testa, nel nostro cuore. Vive in tutte quelle persone che lo hanno incontrato, sfiorato. Vive in tutte quelle persone che sono venute a contatto con la sua energia, con la sua essenza, l'essenza di un uomo per bene. Con questo premio vogliamo fare vivere Antonio a tutti coloro che non hanno avuto il privilegio, come noi, di incontrarlo nel proprio percorso di vita. Questo premio verrà consegnato negli anni a tutte quelle persone che, come Antonio, si donano anima e corpo alla comunità. A tutte quelle persone che amano profondamente gli esseri umani. Quest'anno il premio Antonio Pugliese va a Antonio Pugliese, perché merita il giusto riconoscimento per il suo operato. Tanto di noi a volte lo hanno dato per scontato, e solo la perdita ci ha portato il reale valore di questo inestimabile medico dell'anima. Noi porgiamo questo premio alla famiglia di Antonio, a quale stringo un forte abbraccio e li ringrazio per essere qui oggi. E dico loro: non si è soli se qualcuno ci ha lasciati, si è solo se qualcuno non è mai venuto. La nostra associazione non poteva affrontare questo evento, il concerto teatrale del 1° maggio, senza il prezioso amico Antonio. Grazie al sindaco Nicola Bilotta, che da amico e primo cittadino ha appoggiato la nostra iniziativa. Un grazie a Elisabetta Brittelli per essere oggi la voce. A lei mi stringo con il cuore, perché so quanto amore, vero amore, aveva per Antonio. E non smetterò mai di ringraziarla per avermi presentato questo meraviglioso essere umano che risponde al nome di Antonio Pugliese. Grazie con affetto e amore, Vincenzo Veto. Il premio Antonio Pugliese consegnato a Kelly e alla moglie Silvia.
zia Elisabetta che oggi mi ha regalato un'emozione particolarmente forte e vorrei ricordare mio papà con un testo di una canzone che mi ha colpita proprio nel profondo. Questo testo diceva che quando si muore due, non si muore una volta, si muore due volte. La prima volta è quando seppelliscono il tuo corpo e la seconda volta è l'ultima volta che qualcuno pronuncia il tuo nome. E quindi ci tengo a dire che mio papà non morirà mai, perché ogni giorno della mia vita io pronuncerò il suo nome e tutti quelli che l'hanno conosciuto lo faranno, perché ha lasciato una grandissima eredità sociale e questo non potrà mai scomparire dalla faccia della terra. Il nome di mio marito, che ha lasciato noi per venire a vedere il vostro spettacolo, pregandoci di scusarlo per non aver potuto cenare con noi, perché aveva voglia di incontrare questa compagnia teatrale di cui tanto aveva sentito parlare e aveva voglia di conoscerla a tutti i costi. Dopo averla conosciuta è tornato molto entusiasta da questa esperienza e ci ha ringraziato per non averlo rimproverato per essere stato assente domenica, perché diceva ne era valsa la pena. Grazie a tutti voi.